ciao a tutti. Opzione A, acquistare uno strumento nuovo della fascia economica, vendere all'incirca 200 euro. Opzione B, acquistare uno strumento usato, entry level di alcune marche, tecnicamente a posto. Entrambe le scelte presentano vantaggi e svantaggi. Sicuramente opzione A, uno strumento economico, presenta il vantaggio di spendere poco per procurarsi comunque uno strumento per poter studiare. Gli strumenti economici potrebbero non essere tecnicamente a posto. Statisticamente molti strumenti della fascia economica presentano alcuni problemi, soprattutto di ordine meccanico. Arrivati a un certo punto questi strumenti andranno in manutenzione e gli stessi artigiani probabilmente non ve li ripareranno, perché a volte la riparazione potrebbe superare un terzo del costo dello strumento. L'imboccatura in dotazione non è delle migliori, spesso si trovano difetti nella costruzione e possono anche in qualche caso addirittura ostacolare l'allievo che sta iniziando questa esperienza. Quindi anche in termini di imboccatura, se acquistate uno strumento super economico, sicuramente metterete in conto di acquistare almeno un'imboccatura di qualità. Opzione B, acquistare uno strumento usato di alcune marche entry level. Lo svantaggio principale e direi unico, il prezzo. Si va a spendere qualche centinaio di euro in più rispetto a uno strumento economico nuovo che abbiamo visto precedentemente. I vantaggi secondo me sono diversi. Primo, una meccanica adeguata. Per adeguata intendo che potrebbe considerarsi uno strumento definitivo. Significa che man mano che l'allievo diventa bravo, ha bisogno di uno strumento la cui meccanica faccia certe cose, non avrà problemi. Vantaggio numero 2. Generalmente le imboccature che troviamo su strumenti entry level sono imboccature già di una certa qualità. Potranno non essere imboccature definitive, in base poi ai gusti e alle aspettative dell'allievo. Sicuramente sono imboccature che non ci ostacolano nello studio. Altro vantaggio degli strumenti entry level usati è il mantenimento del prezzo di vendita. Qualche esempio. Uno strumento esteticamente compromesso ma meccanicamente in buono stato lo si può trovare a 500 euro. Se dopo una settimana ci ripensate o dopo un mese, sei mesi, avete cambiato idea, volete rivenderlo, quello sarà il suo prezzo di vendita nello stato attuale del mercato. Faccio un altro esempio. Stessa marca, stesso modello, esteticamente perfetto, significa acquistarlo usato a 650 euro. Se voi lo mantenete in quelle condizioni estetiche, dopo sei mesi, dopo un anno, dopo una settimana, potrete chiedere esattamente quella cifra. Ovviamente queste sono considerazioni di carattere generale, per cui uno strumento economico potrà sicuramente essere tenuto in vita per 6-7 anni senza dare alcun problema. Acquistando uno strumento usato, sappiamo già che dovrà subire una certa manutenzione. Spero ad ogni modo di aver chiarito qualche dubbio. Alla fine, sia uno strumento economico nuovo, sia uno strumento di fascia un pochino più alta usato, a un certo punto del percorso dell'allievo andrà sostituito in base alle esigenze di ognuno. Terza ipotesi, alcuni negozi propongono opzioni affitto più riscatto. Significa che avrete uno strumento già di una certa qualità che pagherete poche decine di euro al mese. Questo strumento potrà essere riscattato alla fine del periodo di affitto, un po' come se fosse un leasing. Gli allievi alla fine dei 12 mesi si trovano ad aver speso esattamente quanto aver acquistato uno strumento economico, ma con vantaggio che studiano già su uno strumento a posto, sia per quello che riguarda la meccanica, sia per quello che riguarda l'imboccatura in dotazione. Buon percorso a tutti, ci vediamo presto!